Rinascimento non esistevano i microfoni, ma dubito che riuscireste a sentirmi senza questo. Allora, a nome dell'intera città, do il benvenuto a tutti voi per questa manifestazione, permettetemi di dire incredibile, che abbiamo messo in piedi grazie al contributo di molti, e ringrazio qui in particolare l'assessore Marcello Comanducci che ha avuto l'idea di fare questa operazione, che riporta ad Arezzo al centro delle rievocazioni storiche complesse, usiamo questo termine. Avremo tre luoghi fondamentali di vita di questa manifestazione, una è questa che è la più emblematica dal nostro punto di vista, della piazza più importante e più bella dal punto di vista storico di Arezzo, dove si svolge la giostra del Saracino e dove si svolgono le attività che hanno un nesso con la cultura rinascimentale. Ma non scordiamo anche l'anfiteatro romano, dove si faranno rievocazioni legate appunto a quel periodo storico, e non scordiamo neanche, anche se l'assonanza non è storicamente troppo corretta, il Prato e la Fortezza, che ospiteranno le manifestazioni di tipo medievale. Io mi auguro veramente che il successo di questa manifestazione sia pari perlomeno all'impegno che ha richiesto a tutti noi, io per ultimo devo dire, per organizzarla. Un risultato l'abbiamo ottenuto, ieri sera a quest'ora pioveva, stasera sta andando molto meglio, quindi nell'augurare veramente buon divertimento a tutti vi esorto a vedere la manifestazione in sé per sé, ma anche per gli ospiti non aretini, a vedere, guardare, visitare e ricordare la nostra bellissima Arezzo. Grazie.